portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Ha incantato il pubblico quella canzone dedicata alla mamma Anna Maria, con la quale vinse il Festival di Sanremo nel 1992. Luca Barbarossa, cantautore e conduttore radiofonico, ieri sera è salito sul palco del Paese dei Balocchi per l'avvio della 18ª edizione con il passaggio della fascia da sindaco che ha indossato con orgoglio, a cedergliela il suo predecessore Tony Bungaro. Allora, Michele Brocchini, le vesti del prefetto, in veste il nuovo sindaco del Paese dei Balocchi, Luca Barbarossa. Eccolo. Barbarossa, intervistato da Claudio Salvi e Laura Trebbi, ha ripercorso il suo passato dalla prima chitarra professionale acquistata grazie ai lavori svolti a Londra come cameriere e lavapiatti fino ai programmi in radio. Ha raccontato di quando giocava a tennis, delle esperienze vissute con la Nazionale Cantanti, della collaborazione con Pavarotti per il quale ha composto il brano Il Canto insieme a Musumarra, ma anche di Sanremo con le sue 9 partecipazioni. Inevitabile poi un accenno al tempo, il tema scelto per il Paese dei Balocchi. È un tempo molto strano, dove è molto difficile, specialmente per le nuove generazioni, orientarsi, trovare dei valori di riferimento. E noi adulti siamo diventati catastrofisti, cioè siamo diventati anche i discorsi che si fanno a casa, siamo sempre a parlare della fine. I ragazzi hanno bisogno di inizi, di iniziare qualcosa. E gli adulti che stanno consegnando un mondo devastato dal punto di vista ambientale, dal punto di vista climatico, dovrebbero invece fornire delle risposte. Questo pianeta lo abbiamo semplicemente preso in prestito, lo dobbiamo consegnare a loro. Bungaro invece ha ricordato le esperienze vissute da sindaco dell'evento. Infatti è venuto a Fano più volte, ha incontrato i piccoli alunni di Bellocchi, ha composto con i bambini una canzone dal titolo Meravigliosa e poi con loro ha tenuto un concerto alla BCC Arena Treponti. Il brano uscirà ufficialmente nei prossimi mesi. Il cantautore poi ha regalato ai presenti altre emozioni con uno dei suoi capolavori. Guarda, stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Ma io sono felice di esserci perché è ormai una famiglia per me qui. Sono felice di aver portato anche Luca Barbarossa, che è un mio amico, e è stata una bellissima occasione, un bell'incontro. E felice di questo posto che finalmente vedo, perché quando ci sono venuto la prima volta c'era, tra pandemie e cose, non avevo visto questa meraviglia e questi bambini che si divertono, che è la cosa più bella. Ecco, e ora prosegue il vostro tour? Sì, domani siamo a Rimini al Parco degli Artisti e poi ritorniamo giù in Salento, a Galatina, con Marco Pacassoni. Abbiamo già fatto più di 18 date e siamo molto felici, un'estate meravigliosa, piena di concerti. Ecco, però ha detto che è molto legato alla città di Fano, quindi speriamo di accoglierla nuovamente. Sì, sì, a settembre ritorno, ve lo prometto. Ciao. Intanto in Piazza Bambini del Mondo ieri si respirava un'aria di festa, piena di sorrisi, stupore e allegria, proprio come in una favola che potrà essere vissuta fino a domenica con giochi, spettacoli, laboratori e attività ludiche e culturali. Presidente, dobbiamo dire, è davvero una partenza col botto. Sì, è stata veramente una bella partenza. Ormai gli amici Marco Pacassoni e Tony Bungaro sono veramente grandi amici del Paese dei Balocchi. Ci hanno portato Luca Barbarossa, è stata una bella serata che insomma era, dopo 2 anni di stop, era la serata giusta per poter ripartire, e insomma è stata veramente una bella serata. Oltre a quello che avete visto sul palco, poi c'è quello che c'è dietro di me, che sono tutte le attrazioni, la balena, la casa della fata turchina, insomma chi più ne ha più ne metta. In campo anche 150 volontari, la risposta del pubblico è stata favolosa perché ci sono centinaia di persone. Sì, è stata veramente favolosa, io penso che la gente ha voglia di tornare a uscire, e anche come abbiamo messo nel nostro slogan, c'è tanta voglia di tornare, è tempo di tornare al Paese dei Balocchi. Mio ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare. Nessuno sa fare più.